Ciao a tutti ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo video su Animal Crossing New Horizon. Oggi ragazzi torniamo a visitare alcune isole speciali. Possiamo chiamare questa nuova serie di tour 2.0 perché da quando è uscito il nuovo aggiornamento sicuramente tutte le isole sono state modificate con i nuovi oggetti, perché sono stati introdotti veramente degli oggetti super fighi che danno la possibilità di creare cose pazzesche. E oggi visiteremo un'isola con un tema particolare, ovvero il tema del castello. Un tema veramente carino che mi è sempre piaciuto, ma in realtà prima non c'erano i presupposti per fare una cosa decente, invece adesso ci sono. Infatti a sinistra si nota una parete particolare. Quindi sono proprio curiosa di scoprire quest'isola, ma prima di iniziare ho delle cose da dirvi. La prima è quella di ricordarvi della maratona del 24 dicembre. Faremo una piccola maratona, tanto piccola non è, dalle 10:10 e mezza del mattino fino al pomeriggio, quindi 4, massimo 5 ragazzi, perché poi c'è il cenone, bisogna preparare, quindi ho anche cose da fare, quindi staremo insieme tutta la mattina e un po' il pomeriggio. Faremo tantissime attività, giocheremo ad Animal Crossing come Sub Day, ma giocheremo anche a tantissime altre cose come Mario Kart, Pokémon Unite, poi eventualmente decidiamo sul momento. E in più avrete la possibilità di partecipare ad alcune estrazioni per vincere delle sorprese super super interessanti che non vi spoilerò adesso, però tutti i dettagli ve li darò durante la live. Detto questo, ragazzi, io come al solito vi invito a lasciare un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, fatemi sapere sotto nei commenti se volete altri tour e io direi di iniziare subito a visitare quest'isola perché sembra veramente super super bella. Innanzitutto andiamo a vedere gli abitanti, anche se ormai non sono più tanto importanti. Vi ricordo sempre che potete visitare l'isola con il codice sogno e andiamo a vedere chi possiede sull'isola. Abbiamo Aurora, Zanna, Nocina, Dulcinea, Gonzo, Sakura, Pasquale, Filidia, Granella e Ellie. Come state notando, l'isola sembra davvero molto molto particolare. Io amo tantissimo questo tema, ragazzi, perché è veramente fantastico. Allora, ci sono dei pacchettini, quindi andiamoli a prendere. Magari, che ne so, ci ha dato qualche vestito a tema. Ok, a parte i pantaloni e il cappello, più o meno direi che siamo vestiti a tema. E abbiamo anche un caffè d'asporto, giusto per visitare l'isola sorseggiando un bel caffè. Andiamo a sinistra, ragazzi. Intanto guardate come sono stati utilizzati i nuovi oggetti e vi giuro che sono veramente stupendi. Tutti questi nuovi oggetti o si craftano o si comprano da Mirko e Marco o si sbloccano su Appion Paradise, quindi eventualmente, ragazzi, potete sbloccarli anche nel negozio di Appion Paradise. Adoro veramente tanto. Bellissimo, bellissimo, ragazzi. Questo oggetto l'abbiamo utilizzato per fare una casa a tema. Mi pare che era la casa di Rachele. Poi vediamo cosa troviamo in basso. Ovviamente ci sono delle decorazioni natalizie, giusto per rimanere in tema. Troviamo un posto dove poter prendere un caffè. In realtà potrebbe essere anche un piccolo bar, così, una piccola caffetteria. Molto carina perché comunque è un po' moderna, però anche lo stile medievale che mi piace tantissimo. Ci sono gli alberi di Natale, mi piace comunque come ha introdotto le decorazioni natalizie in questo tema. È veramente, veramente bellissima. Ragazzi, siamo proprio, vabbè, comunque non è proprio una città medievale perché ci sono le macchine, quindi comunque c'è un castello, però siamo, diciamo, nell'epoca moderna. Una bella panda, ragazzi. Una bella panda. Molto carina anche questa zona. Sembra, sapete cosa mi sembra? Più una zona tipo da presepe vivente. Molto molto carino. Allora, possiamo salire, però prima andiamo a sinistra e vediamo tutta la parte bassa, poi eventualmente andiamo su. Come vedete, ha circondato tutto con il muro e vi posso assicurare che non è così semplice perché, mamma mia, ce ne vuole a ritirare tantissimi muri del genere, ragazzi. Mamma mia, qui arriviamo in spiaggia.
la spiaggia molto, molto semplice. Qui abbiamo il tavolo sicuramente per il cenone, perché ormai ragazzi siamo a meno 2 e ci siamo. Quanto è bella la barca, molto 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 bella. Ragazzi, gli oggetti del nuovo aggiornamento sono assolutamente pazzeschi, quindi wow. Anche questa specie di albero è un nuovo oggetto introdotto ed è super super carino. Secondo me, se avete un'isola con un tema tipo deserto, potete tranquillamente utilizzarlo perché ci sta molto molto bene. Però quanto sono belli i gazebi, mamma mia ragazzi, bello. Mi piace tantissimo quest'arco, ragazzi. Questo invece è un progetto fai da te. Dovreste sbloccarli sempre nelle bottiglie o nei palloncini. Ma se capitate un'isola rampicante, quindi se andate con Remo in un'isola misteriosa e vi esce un'isola rampicante, su quell'isola potreste trovare un progetto. Non mi ricordo esattamente come si chiama, però potreste trovare un progetto di quel set. Quindi vi raccomando, non dimenticate di fare il tour con Remo, ragazzi. Bene, adesso torniamo sempre nella parte interna. Noi siamo arrivati da destra, quindi andiamo su, ragazzi. Qui troviamo sicuramente l'area residenziale, ma perché non ho la minimappa attiva? Scusate, io non mi regolo senza la minimappa. Eccola, almeno la vediamo. Ok, quindi qui troviamo la zona residenziale, sempre molto molto carina. Mi piace il fatto che sia, diciamo, alta, no? Così che le persone che vivono qua sopra possono guardare il panorama. Poi, bellina la Vespa. Quanto è carina la Vespa. Nel mentre sorseggio il caffè. E andiamo avanti, perché qui troviamo il negozio di Agostina. Wow, ma quanto sono belli i gazebi, ragazzi. Non so quante volte dirò questa cosa, però effettivamente più vedo i gazebi, più mi viene voglia di metterli nella mia isola. Ancora non ho decorato tantissimo, quindi dopo Natale mi impegnerò a ristrutturare e cambiare il tema della mia isola, ragazzi. Basta, ho deciso. Comunque, a destra troviamo sempre il negozio di Mirko e Marco. Molto molto bello, mi piace anche lo sfondo che si vede dietro. E a sinistra mi sembra di aver visto un piccolo vicolo. Ovviamente quest'isola andrà a scatti, però se ci fate caso, nonostante ci siano tantissimi oggetti, va meno a scatti rispetto a prima. Cioè ragazzi, prima andava veramente male quando l'isola era pienissima di oggetti. Ora tutto sommato, ok, non carica subito gli oggetti, però è abbastanza fluido. Quindi secondo me un pochino avranno risolto il problema e sono contenta di questo. Molto molto bello il vicolo. Cioè ragazzi, guardate che bello. No, è qualcosa di veramente eccezionale. Adoro, adoro tantissimo. Bello, veramente stupendo. Poi, sapete qual è la cosa bella? Che ogni stradina vi porta da qualche parte. Quindi è un... E niente, stupendo. Basta. Però prima di andare dritto voglio andare a vedere cosa c'è qui. Un'altra casa, l'ultima casa. Vediamo se si scende. No, non si scende. Le ultime due case. Ok, va bene. Molto molto bello. Molto bello anche il modello personalizzato a terra. Mi piace un botto, raga. E andiamo verso l'albero. Andiamo a scoprire tutte le altre zone. Quindi guardate che figo, raga. Cioè, no, vabbè, bellissimo. Ho fatto l'ingresso del museo. No, ma è stupendo, è geniale. Cioè, ragazzi, guardate l'idea geniale. Cioè, voi non vedete il museo praticamente, però se passate di qua, praticamente entrate all'interno del museo. Ovviamente non si può attaccare, però fantastico. Adesso continuiamo con il nostro tour. Troviamo un altro vicolo. Qui c'è l'area da campeggio. No, davvero, mi piace come ha inserito tutte le varie zone. E tutto perfetto, incredibile. Guardate, qui forse abbiamo un punto panoramico. Che bello! No, è fantastico! Emozionante, ragazzi. Era da tantissimo tempo che non facevo tour e...
Mamma mia, mi è venuta di nuovo voglia di smontare tutta l'isola. Più guardo quest'isola, più dico che la mia fa veramente, veramente schifo e che voglio ricominciare da zero perché, wow, mamma mia, veramente super, super bella. Tra l'altro, guardate che figata, ha messo questa specie di, mi pare che si chiamano divisori, no, non sono proprio dei divisori, comunque sono forse dei cancelli. Li ha messi così in modo tale da creare tipo la zona del porto, no? Che è chiusa, almeno dalle mie parti il porto praticamente ha delle ringhiere ed è chiuso, quindi non ci si può buttare. Anche se, oddio, non penso che qualcuno si voglia buttare, però sapete com'è, mai dire mai nella vita. Quindi mi piace tantissimo questo passaggio fatto così. Andiamo a Destreben, che mamma mia, è veramente stupenda quest'isola e non so che dire perché è bellissima, raga, è veramente super super bella. Qui c'è la piazza. Qui cosa c'è? Troviamo sempre dei vicoli. Ok, questa è sempre la zona che ci fa accedere alla piazza. Oh, qui troviamo vari locali. Ad esempio abbiamo la caffetteria. E poi qui abbiamo sempre, penso, un ristorante, un posto dove mangiare, diciamo, bellissimo. Sembra proprio uno di quei locali tipici, molto molto bello. Anche questa tecnica di utilizzare queste pareti per fare queste cose è geniale, quindi probabilmente è un'idea da tenere in cantiere perché può tornarci utile, ragazzi. Vale sia per me che per voi il discorso. Poi, andando a destra, cosa troviamo? Ok, l'ufficio postale, diciamo. Ci sono infatti un sacco di pacchi da spedire, anche perché comunque l'isola è anche a tema Natale. E quindi, ragazzi, a Natale si spediscono un sacco di pacchi. Cioè, da me vengono costantemente a portarmi pacchi, raga, che boh, i corrieri mi odiano, secondo me. Ma a volte non lo so nemmeno io i pacchi che mi arrivano, quindi non è colpa mia, giuro. Non è colpa mia. Altri locali, abbiamo le colonne. Io queste colonne non le ho ancora sbloccate, sono bellissime. Continuiamo ad andare su. Comunque, davvero, wow, non so quante ore ci ha impiegato per chiudere tutto e fare questo capolavoro, ma merita veramente un 10, credo che sia una delle isole più belle che io abbia mai visto, ragazzi. Cioè, non riesco a paragonarla con altre isole. Diciamo che adesso sono cambiate veramente tantissime cose, quindi dovremmo rivisitare tantissime isole per capire se questa è la più bella. Però adesso, in questo momento, vi dico che è veramente stupenda. È emozionante visitarla. Ti ispira tantissimo e ti fa soprattutto venire voglia di distruggere tutto. Qui ci sono altre case e abbiamo addirittura la fattoria, guardate che carina, piccola piccola, super super carina, adoro, bella, mi piace. Idea simpatica e facile da realizzare nelle vostre isole, ragazzi, tipo zona orto, se volete fare una cosa del genere, secondo me non è male. E mi è venuta l'idea anche per una prossima casa che faremo a breve, quindi vi raccomando, ragazzi, lasciate sempre like e attivate la campanella perché sì, perché sì. Ok, guardiamo un attimo la minimappa, mi sembra che abbiamo visto quasi tutto, ma prima di terminare e controllare che abbiamo visitato tutte le zone, ci tengo ad annunciarvi l'ultimo contest prima del 24, ragazzi. Perché se siete arrivati fino a questo punto e mi avete sopportato, avete la possibilità di vincere delle carte Amiibo autografate. Lo faccio adesso, così vi faccio vedere come partecipare. Semplice, intanto vi faccio vedere che ho firmato la carta. Dovete scrivere sotto nei commenti qualcosa inerente al video, ma questa volta dovete scrivere alla fine del vostro commento la parola Amiibo per farmi capire che avete visto questa parte e che state partecipando al contest. Quindi poi, come al solito, vi annuncerò il vincitore, eccetera. Il procedimento è sempre lo stesso, ragazzi. Quindi vi basterà scrivere sotto nei commenti qualcosa di inerente a questo video con la parola finale Amiibo. Detto questo, ragazzi, il tour si può concludere qui perché abbiamo davvero visitato tutto. Come vi ho detto prima,
merita un 10 senza pensarci troppo. Isola veramente stupenda, vi consiglio di visitarla, soprattutto se non avete idee e volete ispirarvi e fare qualcosa di simile, perché comunque al suo interno quest'isola contiene tantissime idee geniali che potete riportare sulla vostra isola. Vi invito come al solito a lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Ragazzi, noi ci vediamo il 24 con la maratona e ovviamente in un prossimo video. Ciao a tutti!